Ai primi del Novecento le donne scioperavano e lottavano per chiedere la parità dei diritti, l'abrogazione del lavoro minorile e il diritto al voto. Oggi le donne possono votare, ma cosa possiamo dire su tutto il resto? Le donne continuano ad essere discriminate in qualunque ambito, che sia lavorativo, sociale, economico, politico. E oltretutto noi oggi siamo qui soprattutto per schierarci chiaramente contro alla regolamentazione della prostituzione, che, come abbiamo ben scritto, non è una libertà bensì la forma più antica di oppressione patriarcale. Abbiamo tolto l'apostrofo all'8 marzo, l'8 marzo è diventato l'8 marzo. E non l'una di meno, con un lavoro di scrittura collettivo, ha elaborato questo piano. Questo piano appunto si propone l'obiettivo di analizzare la condizione femminile da tutti i punti di vista. In particolare quest'anno noi abbiamo voluto mettere al centro l'aspetto della violenza economica, che appunto permea la vita delle donne in termini di condizioni materiali, in termini di disparità salariale, in termini di ricatti sessuali e molestie nel mondo del lavoro. La maestra paura non ne ha, la maestra paura non ne ha. Per quanto ci riguarda, siamo in piazza per difendere 60.000 posti di lavoro che in questo momento sono a rischio a causa di una sentenza emessa il 20 dicembre 2017 contro le precarie della scuola, che dopo 10-15 anni di sfruttamento hanno mantenuto un servizio dell'istruzione, garantito un servizio dell'istruzione pubblica di qualità. Purtroppo stiamo subendo una censura, soprattutto in campagna elettorale. Questo noi lo abbiamo interpretato come la volontà della politica di non voler risolvere quello che è non solo il precariato storico dentro la scuola, ma più in generale un precariato di sistema basato sullo sfruttamento soprattutto delle donne. Questa giornata di lotta e di memoria dei diritti delle donne era stata trasformata, è stata trasformata in una festa, in un'occasione di consumo. Oggi si sciopera, secondo te la sensibilità è cambiata o siamo ancora all'apericena? Penso che sia cambiato a livello superficiale, in quanto il femminismo si è affermato a livello pop, a livello appunto molto superficiale, però nella coscienza delle persone c'è ancora molto da fare e ne è un indicatore chiaro il fatto che molti ancora abbiano paura a pronunciare la parola femminismo e la sostituiscano con altre parole che non hanno lo stesso significato. Quello che dobbiamo ricordare è che il femminismo è un movimento che nasce dalle donne, per le donne, e che quello che dobbiamo raggiungere è l'uguaglianza delle donne, non abbattere gli stereotipi in genere con la paura di schierarsi. E abbiamo noi appunto nel nostro piano evidenziato tutto un problema legato a come i giornalisti rappresentano sia i corpi femminili sia i casi di femminicidio, che vengono appunto quasi, viene fatta quasi una un'analisi proprio pornografica dei dettagli, o peggio ancora c'è anche una sorta di giudizio morale sempre sulle abitudini della donna. Ma non l'una di meno vuole anche dire che è importante uscire da una logica di vittimizzazione ed entrare in una logica di rivendicazione e di coraggio. È stata da fare, è tantissimo, proprio perché molti pensano che non ci sia bisogno, mentre invece i dati sul lavoro ci dicono che oggi più che mai c'è bisogno di una marea montante femminista che ribalti i canoni delle gerarchie e i canoni del dominio, anche insomma soprattutto rispetto al mondo del lavoro. Sta cambiando, io sono una delle tante donne che oggi è scioperata. Questa mattina ero in corteo con le studentesse di Milano, un corteo affollato da più di 5.000 donne che utilizzavano delle parole d'ordine che sono appunto quella della rivendicazione a partire dalla propria condizione materiale. Oggi le ragazze sono coscienti e consapevoli che la nostra lotta non è solamente una lotta contro la violenza di genere, è una lotta legata alla nostra condizione materiale.
perché è chiaro che se veniamo attaccate sui nostri posti di lavoro, è chiaro che se il lavoro diventa sempre più povero, noi saremo sempre più esposte e ricattabili a una cultura dominante che ci vuole silenziare, che ci vuole umiliare e che ci vuole imbavagliare. Oggi Milano e tutte le altre città d'Italia ha dimostrato che invece siamo in assoluta controtendenza. Questo è sicuramente un dato positivo e ogni tanto abbiamo bisogno di guardare quello che succede intorno a noi, e quello che succede intorno a noi oggi è una risposta corale contro non solo la violenza sulle donne, ma contro ogni tipo di sfruttamento. Vogliamo vivere e non sopravvivere, vogliamo la fine della violenza patriarcale, vogliamo un reddito universale, vogliamo la luna, noi siamo le streghe.